Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Su richiesta di alcuni di voi, oggi posto la deck profile, decklist del Cosmo. Prima di cominciare con analizzare il mazzo e fargli giuste spiegazioni, vorrei farvi tre piccole premesse. Allora, la prima che questa è la decklist utilizzata nel video del test e non ho voluto volutamente, scusate il gioco di parole, cambiarla. Seconda cosa, avevo detto che avrei caricato la decklist del Cosmo dopo quella del Mage Specter. Tuttavia ho cambiato idea in quanto Cosmo è un mazzo più attuale che è già uscito, infatti dallo sneak come vedete, e per la precisione uscirà il 6 novembre, quindi era un mazzo più attuale, mi sembrava un po' più giusto caricare la decklist di questo mazzo. Terza premessa, è che come vedete nella description della tabella search qua, quella gialla per intenderci, ho scritto qua Artifact Version perché ho anche realizzato una versione Artifact del Cosmo che sembrerebbe essere leggermente più stabile, più cagacazzo per l'avversario. Quindi se siete interessati lasciate ovviamente un mi piace e qui sotto un commento. Quindi fatte le dovute premesse, passiamo ad analizzare il mazzo. Per i mostri abbiamo ovviamente tripla Cosmo Farm Girl. Il primo effetto è molto simile a quello della Good Witch, ossia durante il turno di qualsiasi giocatore possiamo rimuovere questa carta e poi evocare specialmente un mostro di livello 4 superiore, Cosmo, dalla mano. Nel caso della Good Witch invece il mostro sarà di livello 5 o superiore. Possiamo utilizzare l'effetto una volta per turno. Il secondo effetto, che è veramente forte, è che quando questa carta infligge danno da combattimento all'avversario, ovviamente, possiamo pagare 500 life points e addare una qualsiasi carta Cosmo dal deck alla mano. Invece, il secondo effetto della Good Witch, che è di livello 4 inoltre, e che ci fa da Book of Moon in un certo senso. Paghiamo 500 life points e possiamo targettare un mostro scoperto dell'avversario e metterlo coperto in posizione di difesa. Proseguendo, abbiamo il triplo Cosmo Forerunner, che fidatevi, non vi peserà assolutamente, è un 2008 intargettabile. Durante ogni standby guadagniamo 1000 life points. Se viene distrutta in battaglia dall'effetto di una carta e viene mandata al cimitero, possiamo rimuoverla appunto dal cimitero e revocare un mostro Cosmo di livello 6 o inferiore dal mazzo. E abbiamo appunto il Cosmo Sly Prider, che se entra o normale o speciale, possiamo targettare una carta magia o trappola sul terreno e distruggerla. Come il ciccione da 2008, se viene spaccato sia in battaglia dall'effetto di una carta mandata al cimitero, possiamo rimuoverlo per evocare invece un mostro di livello 4 o inferiore dal mazzo. Quindi, finito il reparto mostri Cosmo, passiamo a quello degli altri mostri da supporto in un certo senso. Allora, abbiamo assolutamente doppio Honest, che ci stanno assolutamente, sono anche ultime out in un certo senso. Poi, doppio Ghost Ogre Snow Rabbit, Yu, come cacchio si chiamava in giapponese, Yuki, vabbè, ora non mi ricordo, scusate. Che è una carta veramente, ma veramente forte, soprattutto in questo mazzo, target anche di teleport, quindi possiamo fare i sincro. E fidatevi, questa è una carta che con il passare del tempo, per come stanno andando le cose nel mondo di Yu-Gi-Oh!, aumenterà il proprio prezzo sicuro. E poi gioco, penso sia una mia tech, Mono Monaco, ottimo per evocare sia la Good Witch, ma anche l'Honest, se uno ci pensa, attivare l'effetto, riandarlo in mano, picchiare, fare i danni, insomma, fare le nostre porcate. Continuando con le magie, abbiamo tripla Cosmo Town, che è una carta veramente assurda per questo mazzo, che gode di tre effetti. Allora, il primo è che possiamo targettare un nostro mostro Cosmo bannato e a darlo alla mano. E se lo facciamo perdiamo life points pari al suo livello originale moltiplicato per 100. Per capirci, se abbiamo la Cosmo Farm Girl bannata, otteniamo l'effetto di questa, la diamo la mano e perdiamo 300 in quanto è livello 3. Vabbè, vi ho fatto l'esempio scemo, non penso che voi siate scemi. Poi, se
Pensavate che in Yugi mancasse il Mulligan? Che cos'è il Mulligan? Il Mulligan è un'opzione di gioco, chiamiamola così, tipica di Magic e Force of Will, che consiste nel cambiare le carte in mano nel caso non ci piacciono, ovviamente, di turno al turno 0, diciamo così, quando andiamo a pescare. Vabbè, poi cambiano a seconda del gioco. Qui come funziona? Possiamo rivelare un qualsiasi numero di carte Cosmo che abbiamo in mano e rimischiarli nel mazzo per poi pescare altrettante carte. Poco forte, mi dicono, insomma. Mentre l'altro effetto è anche molto forte, quindi da quel che ho detto finora probabilmente vi sarete detti: allora faccio subito Typhoon, gioco Typhoon in tre coppie. E il caso è che se la spacchiamo, questa carta andrà a searchare una qualsiasi carta Cosmo, sì, nel mazzo, compresa lei stessa. Quindi se mi spacchi Cosmo Town posso anche darmi un'altra Cosmo Town e a darla alla mano. Poi abbiamo il triplo teleport, ci sta assolutamente con il Ghost Ogre e la Farm Girl. Poi triplo upstart, che può essere anche facilmente sostituito, magari anche potete fare doppio upstart più un Raijeki, proseguendo doppia terraforming per andare alla Cosmo Town, doppio tifone per liberarci delle carte cagacazzo, Book of Moon, sarcofago, non so se lo giocano, ma io la reputo sì una carta fortissima, soprattutto con la Cosmo Town, limited removal per proprio dire GG easy, e questa è una mia tech sicuro, almeno credo. Che a 2 forse vi può pesare un pochino, a 3 vabbè, non ne parliamo, e a 1 ci sta assolutamente. Finiamo quindi il main deck con il comparto trappole, che è molto semplice, penso di non aver dimenticato nulla. Doppia Fiendish, Bottomless, Compulsory, Solemn Warning e Torrential. L'extra è molto molto semplice: abbiamo Goyo Guardian, Black Rose, Michael, Stardust, il Dominatore dei Pensieri, Crimson Blader, Leo, Exciton, 101, Castle, Pleiades e Volcasauro. Poi rango 7, infine, Dracozac, Big Guy e il nuovo Red Ice. Mi auguro che la decklist vi sia piaciuta. Ripeto, scrivete qui sotto nei commenti le giuste critiche e se siete interessati alla versione Artifact che ho realizzato. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi sulla fanpage di Facebook per qualsiasi novità del mondo di Yugi e soprattutto del canale. E nulla, prossimo video probabilmente o la lista Mage Specter o quella del Cosmo Artifact se richiesta. Quindi nulla, vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto e arrivederci al prossimo video.